Ciao a tutti ragazzi di Iron Farmer, ben ritrovati in questa 72esima puntata della serie North Brabant. Era veramente da un bel po' di tempo che non mettevo mano su questa mappa, visto che qualcuno di voi più di qualche volta mi ha chiesto di continuare la serie, torno volentieri, diciamo, a fare un video sulla North, a riprendere in mano mezzi di un certo calibro, contrariamente a quello che accade, diciamo, nella serie Old Italy, dove facciamo tutte dove abbiamo tutti i trattori piccolini, i mezzi piccolini, e quindi abbiamo tutto un altro stile di gioco, oltre al fatto che abbiamo la soil mod, che ovviamente ci impone un altro metodo di gioco ben diverso da quello a cui siamo abituati in questa serie qua. Allora, che cosa facciamo in questa puntata? L'idea era quella, come dicevo nella scorsa puntata, di concimare un po' di campi, così iniziamo a portarci avanti non tanto nella semina, ma almeno nella preparazione dei campi, così quando è ora di seminare siamo più che a posto. Allora, adesso abbiamo il nostro bel container, che ce l'abbiamo qua agganciato al nostro bel John John. Ok, possiamo anche spegnere il nostro John John, magari lo spengo veramente, e lo lasciamo qua parcheggiato con la cisterna per il stoccaggio dei liquami in campo. Allora, facciamoci un giretto, andiamo allo shop. Adesso c'ho il computer che va un attimino a scatti perché, come al solito, eccolo qua, aggiornando, diciamo, i drive della scheda video, specialmente su questa mappa. Sulle altre mappe lo fa molto meno, ma sulla North va parecchio a scatti. Si vede che è già pesante di suo come mappa, in più tutto quello che ci ho aggiunto io. Faccio un po' tribulare la mia scheda video, nonostante che sia già una scheda video di tutto rispetto. Dunque, che cosa facciamo? Per non star lì a fare 10.000 giri per quanto riguarda la scorta di concime liquido nei campi, ci compriamo un'altra Cot Universal per il trasporto dei liquami. Quindi siamo a due botte trasporto liquami, quindi ne compriamo una, la prendo rossa uguale all'altra, così non ci sbagliamo. Poi compriamo un'altra botte per il concime liquido, così ne abbiamo due, e proviamo anche qualche modo diverso dal solito, così dovesse capitare che ritorno in multi ne abbiamo due per concimare i campi. Quindi acquistiamo anche questa. Ok, allora con il camion ci agganciamo la nostra cisterna. Dovrei aver tolto il freno a mano, perfetto. Ok, vai. Questo Scania qua non è niente male, peccato che tende a sbandare parecchio nelle curve. Peccato. Dovremmo esserci, perfetto. A posto. Un'altra botticella nuova di zecca. Ora ci prendiamo il nostro bel Massey Ferguson, se il gioco smette di andare a scatti, e ci agganciamo anche la botte. Speriamo che la agganci, perché non ho neanche provato, sinceramente ho dato per scontato che non ci siano problemi, e infatti non ce ne sono, per fortuna. Allora, ci mettiamo il nostro Massey Ferguson senza andare a sbattere, possibilmente in Follow Me. Non so se l'ha presa. Allora, vediamo. Sì, l'aveva presa. E ce ne andiamo piano piano con il nostro camion a fare scorta di concime liquido. Mamma mia, guardate come va a scatti Farming su sta mappa, e soprattutto su questo punto. Anche quell'autolavaggio lì fa il suo, diciamo. Allora, teoricamente ai 50 ci posso arrivare.
nostro trattore c'è. Sì, ce la fa. Ci aspetta un bel giretto da fare. E qua ovviamente bisogna sempre fare il giro dell'orco. Intanto passiamo davanti alle nostre serre che useremo anche nella Old Italy, ma gestite in maniera molto diversa, come abbiamo già discusso, ne ho già parlato nella serie, vi ho già spiegato come gestirò la questione viti, serre, eccetera eccetera, man mano che avremo in modo che non diventi invasiva come è diventata in questa serie. Qua su questa serie i posizionabili che ho inserito ci limitano tanto, nel senso che ci danno veramente un gran da fare. Qua ci sono ancora dei campi da trebbiare, però visto che abbiamo i silos pieni, visto che non abbiamo l'obbligo di trebbiarli, perché non, senza soil mod li possiamo lasciare lì a nostro piacimento, noi sfruttiamo questa cosa in barba realismo, li lasciamo lì e ci portiamo avanti a fare delle lavorazioni che è già un bel po' di tempo che non facciamo, perché avevamo così tanti campi trebbiati, anzi seminati e pronti da raccogliere, che abbiamo fatto delle trebbiature a nastro puntate su puntate senza più seminare niente. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente. Quel camion lì è già pieno. Ok, vediamo se non mi tampona, perfetto, non mi ha tamponato. Mettiamo in moto. Poi mettiamo tutto quanto in follow me. Ok, lasciamolo qui, dovremmo saltare giù in corsa. Allora, vediamo un po' se ci dà il carica. Perfetto. Ci carichiamo la nostra bella botte e ci vediamo ragazzi ai campi, cos'era, 31, 33, e poi faremo anche il 34, 35, 36, se riusciamo anche al 39, quando abbiamo fatto, che poi è 39, 40, 41, quindi quando abbiamo fatto tutti quei campi lì siamo già alla stragrande. Ok ragazzi, siamo anche arrivati, quindi finalmente siamo giunti ai nostri bei campi. Sono ovviamente seguito dai miei soci là dietro. Allora, mi sono anche riempito la botta, così tra i due carri e le due botte, cioè tra le due botti, la mia botte per spargere i liquami e il container, qua abbiamo già superato i 100.000, anche 110.000 litri di concime, quindi abbiamo veramente una buona scorta. Allora, spegniamo anche questo camion qua, distacchiamo anche la Foromi, spegni, distacchiamo la Foromi anche al nostro trattore. Ok, tanto abbiamo la botte già piena, quindi possiamo partire alla grande da subito. Allora, iniziamo a dispiegare la nostra bella botte, che è veramente massiccia, faremo abbastanza in fretta a concimare i campi con questo sistema qua. E lì mi sono già preparato il case, così finito questo campo faccio partire con l'operaio il case, così lo andiamo anche a lavorare e sarà pronto per la semina. Un attimo se riesco a fare un bel lavoro, magari se mi metto giusto non fa neanche schifo. Ok, perfetto, accendiamo i motori e via. Concime liquido a nastro, come vedete si viaggia anche abbastanza sparati, quindi non c'è non
abbiamo a che fare con velocità ridotte che ci fanno perdere un sacco di tempo, ma andiamo via belli belli lisci. Forse va anche un po' troppo veloce, perché forse nella realtà non si procede a velocità così elevate, ma visto che qua ci fa andare, noi ne approfittiamo e concimiamo come se non ci fosse un domani. Adesso qui ho il problema delle collisioni, quindi spegniamo un attimo la botte. Faccio che girarci intorno una volta, così poi non ho più problema di tutti sti alberi. Ok, e via. Direi che qui da fare ce n'è per un bel po'. A questo punto, ragazzi, facciamo che vederci direttamente alla fine di questo campo, così poi facciamo partire l'operaio ad erpicare e noi ci dedichiamo a concimare gli altri campi. Allora, ragazzi, siamo arrivati anche alla fine del campo, mi manca proprio la cavolatina. Vediamo se ce la facciamo in un colpo unico, proprio per una stupidaggine non ce l'abbiamo fatta. Comunque va bene lo stesso. Parcheggiamo qua il nostro bel Massey Ferguson e iniziamo a dare un bel giro di erpice, tanto lo mettiamo già pronto per ripartire. Ok, si spegne molto brutalmente sto trattore, però va bene. Allora, carissimo Case, ora tocca a te, facciamo fare un bel giro intorno e poi via di operaio. Quindi stiamo tranquillamente larghi, che tanto lui non piange. Abbassiamo e via. Ok, sto largo anche se vado un po' nell'erba, più che altro per fare per fargli fare delle curve dolci poi all'operaio, così non va in crisi. So che è poco reale, però anzi, nella realtà dei fatti, se facessi così nella realtà, appunto, avrei un allargamento del campo e non diciamo che sfruttiamo un problema per risolverne un altro. Ok, soprattutto qua adesso noi ci allarghiamo un po', perché così facendo andiamo a prendere lo spigolo, passiamo bene lo stesso e risolviamo ogni nostro problema. Il primo giro attorno al campo lo faccio perché, non avendo i campi squadrati e avendo sto problema di tutti sti alberi attorno che sono veramente lunghi da tagliare, da far fuori, a meno che non li tagli e non li butti un po' a lato, li lasci lì, ma mi sembra un lavoro un po' fatto male. Allora li lascio lì, non so la voglia di mettermi a fare tutto questo lavoro. Renderebbero anche dei soldi, infatti per fare cippato andrebbe anche bene, però è veramente troppo lungo da fare. Qua non so il nostro operaio come la prenderà per fare la curva, però poi vediamo, tanto noi siamo a concimare questo campo qua e quindi almeno per i primi due giri riusciamo a tenerlo d'occhio. Come erpice non c'è che dire, con questo qua si va alla stragrande. Poi se
se il case è ancora impegnato con questo campo qua, andiamo a prendere l'Oxarion con l'altro erpice e così lo mettiamo a erpicare anche quest'altro. Oh, vediamo se riusciamo, ok. Ovviamente cosa molto irreale nella realtà fare una roba del genere. Non sarebbe proprio il massimo, non con curve così strette almeno. Ok. Allora, facciamo partire il nostro operaio. Gli diciamo di andare intorno e di girare così. Vai, fatti valere. Lasciamolo andare. Si è ripartito, sì, perfetto. E noi andiamo avanti a dare un'altra concimatina, così nel frattempo anche buttiamo un occhio al nostro operaio come se la cava, se si ferma oppure no. Ok. Mettiamo la marcia avanti, che è consigliabile. Ah, già che qua con la chopped non si vede una fava. Quindi qua adesso a concimare sarà un po' un problema, però è brutto erpicare prima il campo e poi concimare. Volendo fare una cosa un po' simile alla realtà, bisognerebbe, per risolvere questo problema, erpicare, concimare e riarpicare di nuovo. Però diventa doppio lavoro. Un po' si intravede, un po'. Però. Noi qua tiriamo dritti un attimo. Spegniamo. Questi alberi qua non sono collisionati, quindi noi ne approfittiamo. Allora facciamo così. Questa ragazza è puntata dedicata alla preparazione dei campi, che sa da fa anche quello. Se vuoi trebbiare devi prima piantare. Il nostro operaio laggiù non so come se la stia cavando, ma lì non si è incastrato, non lo vedo, quindi vuol dire che è andato avanti. Vediamo spuntare da qualche parte. Vediamo. E laggiù. Mi sembra che stia andando, vediamo. Sì, sta andando. Perfetto. Quindi un'andata e un ritorno, e anche questo pezzo qua è a posto. Ah, maledetto, guarda, quell'albero lì è proprio dritto dritto in direzione. Fermo, fermo, fermo. Ok. Ok, adesso facciamo un altro pezzettino insieme, poi penso che staccherò un attimo il video e mi faccio ancora un paio di campi dietro le quinte. E poi vediamo anche come siamo messi a minuti, quanto riusciamo a fare, però quando ti metti a fare questi lavori qua ne hai per un po', perché comunque hai tanti campi e ci va insomma il suo tempo a farli. Non so quante cose riusciremo a fare in questa puntata. Poi i campi sono anche belli grossi. Ok, allora. Vediamo un attimo il nostro case che cosa sta combinando. Ha fatto una mezza manovra, si sta girando. Cavolo, combina. Fa un'altra manovra. Ah, quindi insomma fa le cose fatte bene, bravo bravo. Perfetto, perfetto. Lasciamolo andare.
Ok ragazzi, mi faccio sto campo qua che non c'è rimasto ancora in realtà tantissimo da fare. Sicuramente vado a prendere l'Oxerion, lo metto a erpicare qua mentre io mi dedico ai campi 32, 33 e 34. Anzi 30... dove sono? 34, 35, 36 ragazzi. Ci vediamo dopo ragazzi. Allora ragazzi, la situazione è questa: il campo 31 l'abbiamo finito, quindi abbiamo già fatto un bel campettino qua. Il campo 33 è finito anche questo, quindi anche qua abbiamo fatto un bel lavoretto. Il campo 34, 35, 36 è tutto quanto liquamato fino a qua in fondo. Come vedete l'operaio è già al lavoro, sperando che non si impianti, ma negli altri campi ha fatto un bel lavoro alla lunga, quindi speriamo che faccia un bel lavoro anche su questi campi qua. Quindi lasciamo il nostro Xerion al suo bel lavoro, che un po' alla volta, finché noi andiamo avanti da una parte, lui finisce dall'altra. Allora qui stiamo ancora liquamando, che adesso faccio partire piano piano il nostro bel case. Ok, se lo mettiamo in moto c'è una maggiore possibilità che parta. Li facciamo fare manualmente, ce lo facciamo insieme, un avanti e indietro al nostro case, facciamo le varie testate che servono e poi lo lasciamo andare. Scusate un attimo che tolgo il sandalo, che faccio fatica con l'acceleratore. Ok, facciamo un avanti e indietro sulle testate col nostro bel case, dopo lo lasciamo andare avanti con l'operaio e noi continuiamo a liquamare. Quindi stasera ragazzi, concimata da record e erpicata da record, abbiamo fatto fuori praticamente 400.000 litri di concime liquido, quindi insomma di spazio concimato ce n'è, abbiamo concimato veramente un gran bel pezzo di terra, anzi di gran bei pezzi di terra, perché abbiamo fatto più campi. Ho lasciato l'Oxerion di là perché è un po' più piccolino e ha un attrezzo da 10 metri, c'è un erpice da 10 metri, mentre con il nostro ben amato case che è dotato di un erpice da 15 metri e mezzo. L'abbiamo messo di qua perché è l'ideale per queste enormi distese da coltivare, che veramente siamo un po' ai livelli americani o australiani su un campo del genere. Questi campi infiniti dove vedi da dove cominci e non vedi mai dov'è la fine. Ora piano piano andiamo fino in fondo al campo, giriamo a destra così facciamo la testata di là e poi teoricamente dovremmo anche tornare indietro e fare l'altra testata. Dovremmo fare anche quel lavoro lì per fare un bel lavoro in modo che l'operaio ha tutto lo spazio per girarsi e non si blocca continuamente. Non ci ho pensato di farlo prima dietro le quinte, prima di iniziare, così mi risolvevo un attimo un problema. Adesso devo perdere un po' di tempo per fare quel lavoro lì. Oh, piano piano, a furia di dai, siamo arrivati in fondo. Ok, tiriamo su, facciamo manovra. Ok, faccio una manovra un po' troppo brusca. Ah guarda, dovevo fermarmi un paio di metri più avanti. Abbassiamo. Ce la facciamo? Spero ce l'abbiamo fatta, dai. Facciamo la testata così magari il nostro case si gira senza intrepparsi da tutte le parti, visto che l'ho già concimate.
Diciamo che qua dovendo giocare per forza in single player, visto che anche Sim ha reso in ferie, mi ha un po' fregato perché non è più così semplice a stare dietro a una mappa del genere con dei campi così ampi. Sta diventando complicato. Allora, facciamo una corsa di là, così facciamo anche la testata di là. E poi lascio andare un po' avanti l'operaio, lo fermo a quando è il buono del lavoro, perché poi devo ancora finire di concimare. Adesso faccio la testata di là, vado avanti a concimare, così finché lui erpica io vado avanti a concimare. E poi a un certo punto sono costretto a fermarlo perché sennò mi va a erpicare anche dove non ho ancora concimato. Allora, la testata qua mi sembra che l'ho fatta. Perfetto, allora iniziamo ad aprire. Sempre per colpa di questi cavolo di alberi, purtroppo l'operaio non ce la fa a girarsi senza incasinarsi. Prossimamente volta prendiamo una mappa gigante senza neanche un albero. Togliamo tutti con Giant Editor, così ci giriamo senza problemi. Allora, testata fatta, anzi la stiamo facendo anche da questa parte, e così diamo spazio al nostro operaio per girarsi. E dovrebbe mancare, ovviamente quando ci arriverà, nel frattempo che noi andiamo avanti a buttare concime liquido, andiamo a coprire tutta questa zona che stiamo facendo adesso, questa dove siamo adesso che è fermo. Boh, direi che praticamente ci siamo. Praticamente ci siamo, posso far partire l'operaio da qua, lui va avanti e indietro, io continuo. Proviamo a farlo partire, vediamo che cosa succede. Allora, apriamoci gli add, così vedo, questo lo possiamo togliere. Allora, fammi avanti e indietro, prima svolta a destra. E vai, dovremmo esserci. Ok, tu vai di qua, chiedo scusa che ti ho fatto fermare. Stai andando, bravo. E noi corriamo. Assolutamente grande qua che non si vede neanche dove hai i trattori. Ok, siamo qua. Marcia avanti, magari prima di partire accendiamo quella botte. Ok, e via come il vento. Adesso facciamo un bel avanti e indietro e teoricamente tra l'andare e tornare vediamo se il nostro case si è impiantato da qualche parte o se ce la fa a girare. Praticamente in lontananza non vedevi il trattore ma vedevi solo il campo che diventava nero. Qua, questo qua ragazzi è quel famoso campo dove abbiamo fatto una marea di orzo, mi sembra che era. E dopo abbiamo riempito mezza vasca, quella da 3 milioni di litri di silato, facendo silato di paglia, quella sera con Simmer che abbiamo giocato fino a 1:30 di notte, che ora è. Guarda che stasera non è molto diverso perché mancano già 10 minuti all'una, tempo che finisco qua se non è 1:30 non cambia tanto. Allora allarghiamoci un po', così prendo tutta quella fetta lì. Qua devo già andare a fare pieno un'altra volta, che non sembra ma ne fai fuori di concime liquido, quindi abbiamo già fatto 4-5 viaggi con tutti i mezzi al biogas per ricaricare. Qua manca proprio un pezzettino ma non importa, non fa niente.
giriamoci. Praticamente prendevo le due botti col camion, andava a biogas, le riempivo tutte e due, tornavo indietro e riempivo il container sul campo che tiene 55.000 litri, quindi mi restavano solo 5.000 litri su uno dei due camion. Poi tornavo indietro col trattore e i due camion, riempivo tutto, venivo qua e iniziavo a concimare. Infatti anche nell'ultimo viaggio abbiamo fatto così, lì abbiamo i due camion parcheggiati con container di stoccaggio con cimi liquidi in campo e sono tutti quanti pieni, anche perché qua ce ne andrà ancora un po' per riuscire a finire tutto. Penso che farò fuori tutto quello che c'è tra camion e container. Ok, siamo a vuoto, chiudiamo. Tanto il case dov'è? Ah, deve ancora arrivare dall'altra parte, penso. E allora andiamo a fare il pieno intanto. Cominciamo a svuotare un camion, perché tanto volente o nolente ci servirà tutto. Quindi ci ricarichiamo direttamente dal camion. Perfetto, intanto andiamo a vedere il nostro case finché si riempie. Come sei messo? Ma quanto vai? 10, ma non si può aumentare. Ah, ma si può aumentare, è impostato un malaccio. Ok, se no ci metti 15 giorni a replicare. No, mannaggia, vai vai, volevo solo scendere, non fermarti. Allora così così, adesso non parte più, chiudi, riapri, vai. Cavolo, li ha preso. Spegniamo. Scendiamo. Risaliamo. Accendiamo. Dunque, avanti e indietro, così. Vai. Cavolo che non vai. E questa è bella, porca vacca. Adesso non va più l'operaio. Palaio normale. Oh, adesso è ripartito. Ma dimmi te se alla fine non abbiamo visto se ce la fa a girarsi oppure no, vedremo il prossimo colpo. Ok, allora noi dove eravamo arrivati? Di là mi sembra. Finché corriamo dispieghiamo. Poi eravamo di qua, porca vacca, non mi ricordo più dove ero arrivato. Acqua. Ok, qui. Meno male che ci consente anche di correre a 25 km all'ora, così ci fa screrare più di tanto, nel senso che facciamo anche abbastanza in fretta, non... il tempo impiegato è dovuto alla grandezza dei campi, non perché
il mezzo non si permette di lavorare ad una certa velocità. Allora, dalla mappa vediamo che il nostro case è ancora in movimento. E giriamoci. Guarda te prima, porca miseria, per aver sbagliato a schiacciare il tasto mi hanno dato in crisi laterale. E andiamo a tutto spiano. E già dalla mappa dovremo poi vedere se il nostro case torna indietro o se si è impiantato in un albero. Laggiù in fondo è probabile che si impianti in un albero, che non gli ho fatto la testata. In teoria sta facendo manovra. In pratica se ce la fa a fare manovra non si sa, ma sembra di sì, vedo che è in movimento. Poi boh, ragazzi, direi di andare avanti almeno almeno finché non ho finito di concimare tutto il campo e poi vediamo un attimo come si è messo. Così intanto vado anche a controllarmi l'Oxerion se è a posto o se si è piantato da qualche parte. Quindi ragazzi, ci vediamo dopo. Allora ragazzi, qua il campo è completamente finito, tutto concimato. Il nostro case sta facendo un buon lavoro, come potete vedere non scherza per niente, ma va avanti imperterrito come un missile. Qui abbiamo tutti i nostri mezzi parcheggiati che adesso piano piano mi porto a casa mentre che aspetto che gli operai finiscono di lavorare. Andiamo a fare un salto dal nostro bel Oxerion, vediamo come è messo. Si sta ancora lavorando. Sì, fa delle manovre un po'. Infatti non ho ben capito dove sta andando a finire, però vedo che continua a lavorare, poi girondola, va sempre attorno. Per lavorare lavora. Quindi niente ragazzi, ci vediamo nella prossima puntata della serie North, che adesso vediamo tra quanto tempo uscirà, ma non lo so, vediamo un attimo, perché sono più preso dalla serie Old Italy adesso che dalla serie North, quindi farò un video ogni tanto per portarla avanti, ma non darò un po' più di precedenza diciamo alla serie Old. E comunque per quanto riguarda la serie North ci vediamo nella 73ª puntata. Ciao ciao!